arrivare prima, noi facciamo questa, quindi nominiamo i primi due che arrivano e spero che questo non aiuti a arrivare sempre dopo agli altri, però ecco, ovviamente è una battuta, ma ho la disponibilità di Roberta Rosi e di Erminia Parisi come scrutatori, quindi li nominiamo. Prima di cominciare con l'ordine del giorno, ci terrei un attimino, dicevo prima, a inquadrare un po' il ruolo della Commissione e a ricordarci il motivo anche di due convocazioni così distanti nel tempo. Ci siamo visti, se non sbaglio, l'11 gennaio e torniamo a vederci oggi che è il 30 settembre. In mezzo sono successe un po' di cose e quindi insomma mi piaceva ricordarcele prima di cominciare perché con la riforma, diciamo quella chiamata delle comunità di valle. Quindi quella della delibera del 16, scusate, del 16 dicembre 2010, erano state istituite, diciamo, i commissari, è stata fatta la nomina dei commissari della comunità e anche nel nostro caso istituite poi le assemblee. Questa aveva durata di 6 mesi, prorogabile in altri 3 mesi. Quindi siamo arrivati al 16 di luglio con la scadenza, diciamo, sia della commissariatura che di per sé anche dell'assemblea. In data 30 luglio è stato poi approvato il disegno di legge assestamento di bilancio, all'interno del quale è stata anche integrata l'articolo 5, disposizioni transitorie per le comunità, che prevede in estrema sintesi, cito, in relazione al completamento del processo di elaborazione dell'intervento legislativo previsto al comma 1, gli incarichi dei commissari nominati ai sensi del comma 1, anche se cessati, sono rinnovati di diritto fino al 31 dicembre 2022 e conseguentemente non sono indette le elezioni a senso dell'articolo, eccetera, eccetera, per la medesima durata e nella medesima composizione sono ricostituite le commissioni per la pianificazione e il paesaggio previste dal comma 5 e le assemblee previste dal comma 6. Quindi diciamo che dal mese di agosto siamo di nuovo legittimati come assemblea e ritorniamo alla legge provinciale del 6 agosto 2020. E quindi ci rifacciamo all'articolo 6, anche per, torno a dire, ricordarci un attimino qual è il nostro ruolo. E anche qui cito l'articolo 6 che dice che per lo svolgimento delle funzioni di pianificazione urbanistica assegnate alle comunità dalla normativa provinciale vigente è costituita l'Assemblea della Comunità. L'Assemblea delle Comunità è composta da due componenti di ciascun comune compreso nel territorio della comunità e poi niente, insomma, il resto è tutto, l'ultima frase era quella importante perché poi diceva che appunto l'assemblea della comunità dura in carica fino alla cessazione dell'incarico del commissario. Questo è il motivo per cui eravamo, diciamo, decaduti con il 16 di luglio e ci siamo poi riconvocati oggi al termine poi di un'estate perché capite bene che insomma la ricostituzione dell'assemblea nel mese di agosto poco si conciliava con un'attività che ripartiva. Quindi, ecco, rispetto a questo, non credo ci siano domande, però eventualmente interrompetemi pure, se no passerei al primo punto dell'ordine del giorno. Come avete visto, il primo punto recita considerazioni in ordine al documento preliminare ai fini dell'adozione della variante al piano urbanistico provinciale relativa al corridoio di accesso est e ho chiesto la presenza, in questo caso in digitale, dell'architetto Piccioni, che è il responsabile dell'ufficio tecnico urbanistico della comunità, che ci aveva poi già supportati, quindi insomma già penso da tutti, oltre che per altri motivi, banalmente anche perché rappresenta l'assemblea dell'11 gennaio, e anche all'ingegnere Luigi Campostrini, che è il dirigente del servizio tecnico e sviluppo strategico del comune di Rovereto. Come avete visto nella convocazione, abbiamo incluso un documento che è stato prodotto dal Comune di Rovereto, il quale è stato anche condiviso e discusso in conferenza dei sindaci, quindi probabilmente per molti di voi non è una cosa nuova. Ci
Ci è sembrato giusto però partire da questo disegno complessivo e già discusso e presentato anche ad altre amministrazioni della comunità, proprio per avere, diciamo, una base e partire da un lavoro che qui poi insomma è già stato anche questo discusso anche in Consiglio Comunale di Rovereto, un documento corposo nella sua versione integrale. Noi abbiamo condiviso la sintesi, però ecco, il documento integrale è reperibile sul sito anche questo del Comune. Nell'introdurre e poi lasciare la parola ai nostri tecnici, mi sembra importante ricordare che il documento sul quale ci troviamo ad esprimerci è legato alla variazione del piano urbanistico provinciale e questa variazione in particolare prevede l'inserimento dell'opzione di uscita a Rovereto di quello che è chiamato il corridoio di accesso est, che diciamo è un altro nome di quello che comunemente e volgarmente viene chiamata Valdastico. Mi ricordo e ci ricordo che la comunicazione di data 1 luglio della giunta provinciale, richiamando l'articolo 28 della legge provinciale 4 del 2015, chiede a comuni, comunità e consiglio delle autonomie locali di trasmettere alla giunta provinciale osservazioni e proposte per la risoluzione dei principali problemi di assetto dei territori, e anche qui cito, con riferimento agli obiettivi della variante. Ho quindi ritenuto importante provare a inserire questo punto e questa discussione all'interno dell'ordine del giorno, perché credo che un'opera di questo volume, di questo costo, di questo impatto e di questa durata non possa essere presa in considerazione in maniera singola dalle amministrazioni, che giustamente lo faranno, ma ci sia bisogno anche di uno sguardo un po' più ampio. E in questo caso l'Assemblea, che mantiene le sue funzioni di pianificazione, per le quali appunto citavo prima l'articolo sul cui è stata costituita, ma è chiaro che comunque una modifica del piano urbanistico provinciale comporta a cascata una modifica del PTC e anche degli altri strumenti di pianificazione. Purtroppo questa discussione ci trova nel mezzo, speriamo, vediamo quando sarà, però insomma, comunque durante la riforma delle comunità, e questo non ha aiutato la comunità a svolgere quel ruolo di cerniera tra livelli istituzionali che avrebbe potuto svolgere in salute. Vi è stato un importante lavoro della conferenza dei sindaci, che va sottolineato, va evidenziato, però ritengo che un ruolo più politico della comunità avrebbe sicuramente aiutato in questo caso, ma anche in altri ambiti. Penso ad esempio al tema della pianificazione sociale. Emerge una situazione in cui credo che è sempre più importante valutare non con le lenti strette del proprio territorio, ma sempre di più in una visione di insieme che sappia tenere dentro le legittime necessità dei singoli comuni, ma che sia anche in grado di produrre una sintesi attorno a un'idea complessiva di territorio. Non è possibile su questo piano pensare che la soluzione sia non nel mio giardino, dicendolo con uno slogan, insomma. Ritorno quindi al lavoro prodotto dal Comune di Rovereto, che è, a mio parere, molto puntuale e interessante. E chiederei magari all'ingegner Campostrini una premessa, quindi prima di poi entrare nel dettaglio della discussione e di eventuali domande che hanno i consiglieri, di presentarci qual è l'iter che ha preceduto, diciamo, quest'atto e il documento del Comune di Rovereto. Grazie Presidente, saluto tutti i membri della comunità. Diciamo che qualche premessa di procedura diventa importante per meglio circoscrivere la problematica che stiamo dibattendo. Diciamo che la giunta provinciale, onorando le previsioni di procedura stabilite dalla legge provinciale 15 del 2015, che è la legge provinciale per il governo del territorio,
con formale deliberazione di data 25 giugno 2021, ha approvato di fatto il documento preliminare attinente l'individuazione, evidentemente, e il rapporto preliminare di questa nuova infrastruttura nell'ambito di uno scenario per l'appunto pianificatorio. Quindi con la deliberazione della giunta provinciale appena citata, la giunta provinciale ha di fatto approvato gli obiettivi generali e le linee direttive che intende perseguire per quanto attiene il corridoio di accesso est, meglio noto come corridoio della Val d'Astico, corridoio che per l'appunto interconnette la regione Veneta con il Trentino Alto Adige. Diciamo anche che la previsione della connessione del corridoio di accesso est è già prevista nell'ambito degli strumenti urbanistici provinciali e segnatamente il corridoio trova puntuale disegno nel novero dell'asse della Valsugana. La nuova documentazione tecnica e strategica approvata dalla giunta provinciale ha quale finalità concreta di rafforzare in termini di estensione localizzativa questa previsione. Il rafforzamento avviene attraverso banalmente un bollo, tanto per capirci, che dovrebbe trovare per l'appunto indicazione nelle mappe del piano urbanistico provinciale e conseguentemente si viene a prefigurare quale possibile scenario, anche se di fatto poi nella documentazione approvata dalla giunta provinciale ciò non trova, diremo così, rappresentazione specifica di dettaglio. Si viene quindi a prefigurare quale opzione anche quella di interessare il suolo della Vallagarina e quindi in base a delle progettualità del tutto preliminari si prefigura quale soluzione aggiuntiva è possibile, quella di connettere la Valle dell'Astico con la zona posta di fatto a sud di Rovereto, ma questa è una delle possibili, voglio dire, alternative, perché giustamente la pianificazione urbanistica, almeno a questo livello, non codifica una declinazione operativa progettuale, ma prefigura delle possibilità. La normativa provinciale impone per la modifica del piano urbanistico provinciale, posto che l'inserimento di questa infrastruttura determina in primis la modifica del piano urbanistico provinciale, una procedimentalizzazione piuttosto articolata che adesso cercherò di illustrarvi al fine poi di rendere l'eventuale progettazione che si farà del tutto conforme o per meglio dire compatibile con le previsioni del piano urbanistico provinciale. Il primo passo è quello dell'approvazione del documento preliminare, del rapporto preliminare a cura della provincia, documento preliminare, rapporto preliminare che sono stati già approvati nel giugno del 2021. Questi documenti hanno quale compito precipuo? Quello di illustrare, come dicevo prima, gli obiettivi generali e le linee direttive che la provincia intende perseguire. Diciamo che con l'approvazione di questo documento e con la messa in disponibilità del documento stesso, i comuni, le comunità, il Consiglio delle Autonomie, in forza dell'articolo 28 della legge 15, hanno la possibilità di formulare delle osservazioni integrate da proposte per la soluzione
dei principali problemi di assetto dei territori coinvolti. Il tempo che viene messo, come dire, a disposizione di questi enti istituzionali, quindi Consiglio delle Autonomie, Comunità e Comuni, è di 90 giorni. Alla luce delle osservazioni e delle proposte presentate, la Giunta provinciale potrà procedere all'adozione del progetto di variante del piano urbanistico provinciale. Nello specifico, qualora l'iter dovesse trovare prosecuzione, la Giunta provinciale sarà quindi chiamata, con la collaborazione degli uffici, alla predisposizione del progetto urbanistico di variante al piano urbanistico provinciale. Questo progetto dovrà quindi essere approvato dalla Giunta provinciale e depositato affinché chiunque possa presentare osservazioni dopo aver preso visione del progetto stesso. Diciamo anche che in forza delle osservazioni che verranno promosse a questo punto non solo dagli organi istituzionali ma anche da cittadini, associazioni di categoria e chiunque ha un pubblico interesse, la Giunta provinciale effettuerà ulteriori approfondimenti, potrà eventualmente modificare il progetto proposto, è un progetto sempre di natura pianificatoria, qualora si desse corso alla modifica del progetto è indubbio che si renderebbe necessaria un'ulteriore pubblicazione e quindi si riaprirebbero i termini per ulteriori osservazioni. Al termine di questo iter, come dire, stabilito dalla legge provinciale, la giunta provinciale è chiamata ad approvare il disegno di legge della modifica del PUP e quindi è chiamata a trasmettere tutti gli atti al Consiglio provinciale. Questa è la descrizione sostanzialmente dell'iter. Mi permetto di richiamare alla memoria, per quanto possa servire anche nell'ambito del dibattito, la delibera assunta dal civico consesso roveretano nel settembre di quest'anno rispetto alla documentazione presentata e nella fattispecie il Consiglio Comunale di Rovereto, se da un lato ha preso atto dell'iter avviato dalla provincia, ha formulato delle osservazioni e delle proposte nel numero specificatamente di 29. Le osservazioni sono state per comodità anche logica ed istruttoria distinte fondamentalmente in quattro ambiti. Abbiamo infatti delle osservazioni che attengono più la componente procedimentale e quindi la relazione in buona sostanza tra il documento preliminare presentato dalla Giunta provinciale e le normative fondamentalmente vigenti e soprattutto le eventuali correlazioni di contrarietà espresse dagli enti locali in più occasioni con le relative deliberazioni di giudizio. Abbiamo poi affinato qualche aspetto di natura ambientale. Quindi il Consiglio Comunale di Rovereto ha promosso delle osservazioni squisitamente giuridico-normative per poi concludere con delle riflessioni specificatamente legate all'ambito infrastrutturale.
è un documento, come diceva prima il Presidente, della comunità che ha reso, come dire, assolutamente a disposizione di chiunque ne ravvisasse la necessità di confronto e di approfondimento. Ecco, io direi che la parte un po' tecnica di inquadramento è stata illustrata, poi sono comunque a disposizione per ulteriori richiami o approfondimenti che dovessero emergere nell'ambito del doveroso dibattito. Grazie per l'attenzione. Grazie mille, grazie mille. Direi sì, preciso e puntuale. Aggiungo solo una cosa, so che è difficile aggiungere agli interventi dell'ingegnere, ci proviamo. No, il 29 settembre, cioè ieri, è stato emanato dal commissario della comunità della Vallagarina un decreto inviato appunto in risposta alle osservazioni proposte al documento preliminare, che fa proprie le 29 osservazioni di cui parlava l'ingegner Campostrini. E il decreto appunto è a firma del commissario e riprende in toto il lavoro fatto sia appunto da Rovereto, anche col supporto dell'architetto Piccioni e degli uffici della comunità. Io aprirei a domande, se ci sono domande tecniche a cui possiamo provare a dar risposta rispetto sia al documento che avete visto o all'intervento adesso o mio o dell'ingegnere. Noi non abbiamo pienamente, diciamo, possesso del mezzo, quindi se c'è qualcuno che alza la mano fa gesti, noi non vi vediamo tutti, quindi se c'è qualcuno che ha domanda si palesi, perché con la visualizzazione che abbiamo vediamo solo 6 persone alla volta, quindi mi dicono che ha alzato la mano il consigliere Pilati. A parola, a facoltà di parola, se la sentiamo, perché al momento non la sentiamo. Il microfono risulta spento. Il microfono risulta spento, effettivamente. Ho fatto velocemente un corso di labiale prima con Pros, ma non sono ancora bravissimo. Non ho raggiunto la sufficienza. Non ancora la sufficienza. Sì, sì, vedo che c'è l'iconcina rossa vicino al nome, il consigliere Pilati. La vediamo muovere la bocca, ma non la sentiamo. Purtroppo, ecco, forse adesso. Adesso la sentiamo. Buonasera a tutti. Buonasera. Volevo solo chiedere una cortesia all'ingegnere Campostrini, che nella sua esposizione di prima, se ho capito bene, ci ha spiegato che ci sono diversi momenti per cui un consiglio comunale, un privato cittadino, comunque un portatore di interesse può dare il proprio contributo a questa variazione al PUMP. E niente, volevo sapere appunto se ci fa un riassunto e ci dice quante volte, diciamo, possiamo intervenire sia come consiglieri, appunto, componenti di un consiglio comunale, o come privati cittadini per partecipare a questo processo, diciamo, di modifica urbanistica al PUMP. Grazie. La domanda è molto chiara. Allora, possiamo chiaramente dire che questo è un primo momento
nel quale l'organo preposto e quindi la giunta provinciale è chiamata ad esporre l'intenzione e quindi traducendolo in termini più formali gli obiettivi e le linee direttive che intende perseguire con la modifica al piano urbanistico provinciale. In questa fase solo le istituzioni possono interloquire. Infatti l'articolo 28 della legge 15.15 recita, per quanto attiene il profilo che stiamo trattando, quanto segue: entro 90 giorni dal ricevimento del documento preliminare, i comuni, le comunità e il consiglio delle autonomie locali possono trasmettere alla giunta provinciale osservazioni e proposte per la risoluzione, bla 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 bla. Quindi questo è un primo momento. Un secondo momento di confronto è quello invece che tipicizza la fase in cui esiste un progetto di piano urbanistico, perché ad oggi esistono obiettivi e linee direttive, quindi esistono per le persone non addette ai lavori una serie di atti tecnici preliminari, ma non esiste il progetto urbanistico di dettaglio. Quindi quando il progetto urbanistico di dettaglio sarà fondamentalmente predisposto, la giunta lo approverà, intendo la giunta provinciale evidentemente, e lo stesso verrà depositato per, affinché chiunque abbia la possibilità nel pubblico interesse di formulare e quindi presentare e formulare le osservazioni. Questo è un secondo momento. Un eventuale terzo momento si andrebbe a generare qualora il progetto venga emendato sulla scorta delle osservazioni pervenute. Dopodiché il tutto viene raccolto in un disegno di legge. Tengo a precisare che il piano urbanistico provinciale ha valenza legislativa, a differenza del piano regolatore comunale, piuttosto che dei piani delle comunità, che hanno una portata, per banalizzare, regolamentare, d'accordo? Quindi, posto che il PUP a tutti gli effetti assume grado, la valenza legislativa, il disegno di legge verrà proposto dal governo provinciale al Consiglio per la sua eventuale approvazione, magari con modifiche, o il suo rigetto. Quindi, per rispondere al consigliere Pilati, diciamo che i passaggi sono fondamentalmente: uno riservato agli organi istituzionali e poi ne abbiamo uno o due riservati alla pluralità fondamentalmente dei cittadini, dell'associazione e di tutti i portatori di interessi, nessuno escluso. Grazie. Permettete una puntualizzazione, saluto l'ingegner Campostrini, ciao Luigi. In termini temporali, questi due diciamo periodi di deposito del piano adottato dalla giunta provinciale hanno una durata temporale di 90 giorni il primo e di 45 il secondo eventuale. Quindi le tempistiche a disposizione per presentare osservazioni a chi appunto avesse interesse, nel pubblico interesse, sono in questi termini: 90 giorni successivi all'adozione preliminare e 45 su quelli successivi all'eventuale modifica della proposta di piano a fronte appunto dell'accoglimento di eventuali osservazioni. Mi permetto anch'io una precisazione, che rispetto a questa fase non è specificato come vengono generate, discusse e proposte le osservazioni. Quindi so che alcuni comuni hanno deciso di passare tramite il Consiglio Comunale, altri invece seguono altre strade, a volte anche per motivazioni di tempo,
e altre invece anche proprio insomma per, abbiamo alcuni comuni al voto, insomma ci sono anche alcune difficoltà più magari pratiche, però ecco non è specificato in che modo le osservazioni vanno generate. Mi risulta che il consigliere Cagliari aveva chiesto parola. Sì, buonasera, sono Franco Cagliari, Comune di Volano. Volevo sapere se era questo il momento per fare delle considerazioni aggiuntive al documento, che se non ho capito bene è stato inviato alla PAT tramite il decreto del commissario ieri, o se facciamo dopo, solo questo da capire. Perché io avrei alcune considerazioni, alcuni punti che secondo me non sono stati inseriti nel documento del Comune di Rovereto, e che sono importanti anche quelli da parte mia e del mio comune, per capire. Ma io in questo momento, se è possibile, raccoglierei le domande, se ci sono domande specifiche, poi eventualmente ci facciamo uno spazio successivo. Ah, ok, allora niente, parlo dopo. Avevo grazie. Anche il consigliere Fumanelli. Sì, grazie. Volevo chiedere conferma all'ingegnere Campostrini e rispetto alla tempistica dei 90 giorni, che se non ho letto male il documento scadono tra 2 giorni, nel senso che se è stato trasmesso il 2 di luglio al 2 di ottobre dovrebbe essere il termine ultimo per esaurire questa fase di possibili osservazioni istituzionali e quindi anche di possibili osservazioni da parte della nostra assemblea. È corretto o mi sono perso qualche data? Certo. Allora, l'osservazione del consigliere Fumanelli dà la possibilità di fare qualche riflessione anche sull'argomento. Allora, giustamente la delibera, no, della giunta provinciale è data 25 giugno 2021. Nella delibera si chiariva in modo preciso che la stessa avrebbe dovuto trovare inoltre e quindi trovare trasmissione agli enti interessati, quindi di fatto i comuni e le comunità, questo in termini di prevalenza. La norma dice anche che entro 90 giorni dal ricevimento del documento preliminare i comuni possono produrre osservazioni. Noi abbiamo fatto un conteggio in sinergia con il Comune di Trento e con i colleghi del servizio urbanistica, e per il Comune di Rovereto di fatto i tempi sono scaduti il giorno 28 dai conteggi fatti. Tengo a precisare che la norma parla che il Consiglio d'Autonomia, le comunità e i comuni hanno comunque un lasso temporale di 90 giorni dal ricevimento, quindi ci può essere anche qualche sfasatura perché il vicepresidente della giunta provinciale ha inoltrato specifica nota, non escludo che questa nota poi sia stata magari accusata in tempi magari diversi. Potremmo poi fare un ragionamento, però ritengo che a questo livello prevalga la lealtà tutto sommato istituzionale e sostanziale, nel senso che potremmo fare un ragionamento sul fatto se i 90 giorni assorbono un concetto di perentorietà oppure in qualche modo riecheggiano una componente come dire ordinatoria, insomma, e non perentoria. Al di là di queste riflessioni, voglio dire, un po' burocratiche e formali, credo che i 90 giorni debbano essere letti in una logica tale da rendere i documenti visionabili dagli enti. I 90 giorni dovrebbero garantire l'istruttoria e l'approfondimento e quindi il riverbero di eventuali, qualora ricorrono i presupposti, di osservazioni o addirittura proposte in un verso o nel verso, voglio dire, opposto. Direi che, non so se il collega Andrea Piccioni vuole aggiungere qualcosa, ma
su questo punto io manterrei queste riflessioni, insomma, poi magari qualcosina può essere anche oggetto di un approfondimento. Grazie. Sì, confermo, per la comunità, perché poi la data forse dipende anche dal giorno in cui viene protocollato, da quando arriva, per cui può esserci uno sfasamento di qualche giorno, tanto che per la comunità scadeva il 29 e invece il 28 come comune di Rovereto. E, c'è poi da osservare che comunque quando sono state inviate le note con la richiesta di presentare eventuali osservazioni a tutti gli enti della comunità, gli enti locali, eccetera, per un errore della provincia sono state omesse alcune amministrazioni, e per queste quindi i termini ripartiranno dal momento in cui verrà appunto inviata questa documentazione, e questo sicuramente fermerà l'iter che in via ordinaria sarebbe proseguito con delle scadenze fissate, per cui ci saranno dei comuni, adesso non mi ricordo i nomi di quelli che erano rimasti fuori, che comunque saranno tenuti entro i prossimi tre mesi a formulare le proprie osservazioni. E questo però non credo che apra ulteriori parentesi per chi non l'avesse già fatto. Poi è chiaro che, come diceva l'ingegnere Campostrini, non siamo, penso, nei termini della perentorietà, ma in termini formali, e se vengono posti dei limiti temporali entro i quali bisogna rispondere, dall'altra parte, se la procedura avesse dovuto proseguire in maniera normale e regolare, non avrebbero accolto ulteriori osservazioni pervenute al di fuori di questo arco temporale. Va bene. Sì, è esattamente come dicevamo, il tema è un po' di rimanere nella sostanza, perché effettivamente sul tema della forma è quello che abbiamo appena appunto approfondito. Poi mi è chiaro che poi ogni comune è libero di esprimersi e di integrare e di formulare le proprie osservazioni a prescindere dal parere che ha fatto il comune di Rovereto, oppure prendendone parte, condividendone in parte, modificandolo. Quello che il comune di Rovereto ha chiesto anche alla comunità e di fare un po' la regia tra i vari comuni e di mettere a disposizione uno strumento, un documento che è fatto in maniera molto articolata e estremamente completo, e che quindi può essere comunque un riferimento al di là della condivisione di alcuni ragionamenti che però, ripeto, sono delle osservazioni di natura molto tecnica. Anche perché appunto è un documento che tiene atto, cioè che afferisce quattro ambiti specifici, poi probabilmente l'ingegner Campostrina poi li specificherà, comunque sono di natura procedimentale, ambientale, normativa e infrastrutturale, no? Quindi sono temi molto tecnici. Ogni comune poi, perché chiaramente l'interferenza dei comuni rispetto all'eventuale infrastruttura cambia a seconda del territorio, chiaramente l'interesse di Rovereto sarà diverso da quelli dei comuni di Ala, di Avio o di Nomi, e quindi ogni comune potrà integrare e declinare a seconda delle specificità territoriali altre osservazioni o condividere altri obiettivi di pianificazione, eccetera. Quindi questo è un ottimo documento che la comunità ha fatto proprio perché condivide pienamente, ma anche per il ruolo che la comunità ha sempre assunto negli anni, a partire dal 2016 con la predisposizione del piano della mobilità della Val d'Agarina, il piano sostenibile della mobilità, e successivamente anche all'interno di quel processo partecipativo che era stato compiuto, che si è compiuto nel 2019 all'interno del progetto degli Stati Generali della Montagna, dove il tema della mobilità o della viabilità e anche della Valdastico, che nonostante non fosse prevista, ma era comunque un'ipotesi ventilata, è sempre stato oggetto di discussione,
in merito alla quale le diverse categorie, i diversi stakeholder che avevano partecipato ai tavoli avevano comunque espresso, anche in mancanza comunque di un progetto, un ragionamento in termini di impatti ambientali, economici, sociali, eccetera, una serie di valutazioni. Quindi la comunità ha fatto proprio, perché ha fatto proprio questo documento, perché di fatto rispecchia pienamente tutte le problematiche, le criticità e le varie osservazioni e ragionamenti che sono stati comunque fatti nel corso degli anni all'interno di questi processi partecipativi molto ampi e molto aperti che appunto la comunità ha presidiato, come anche all'interno del gruppo dei facilitatori che era stato costituito dalla provincia, che seguivano questo processo e che quindi ha portato, ripeto, nel 2019 alla stesura comunque di un documento che sintetizza tutti questi ragionamenti e che sono perfettamente coerenti con quelli che sono gli obiettivi che sono stati appunto declinati all'interno del documento di Rovereto. Grazie, sì, la precisazione era importante, l'avevo accennata solo in prefazione, ma effettivamente andava risottolineata. E c'era prenotato la consigliera Rosi. Ma ha già articolato l'architetto Piccioni, volevo soltanto appunto segnalare la rimessa in termini dei comuni per la Val Lagarina di Besenello, Brentonico, Muri, Nogaredo e Villa Lagarina, per cui per noi i termini partono dal 24 di settembre. Grazie. Quindi avete altri 90 giorni dal 24 settembre. Benissimo. No, era interessante anche evidenziare come ci siano appunto i tempi e i modi varino sia in funzione, come si è detto, della comunicazione, quindi della ricezione per come viene proprio messo in norma, sia poi per la specificità dei territori, ecco, perché appunto non voleva essere un documento da prendere e tenere assolutamente così, ma l'ottica era proprio quella di confrontarci e integrare eventualmente o modificare, ma fornire, come ha detto appunto l'architetto Piccioni, una base di ragionamento strutturata, molto, molto ben strutturata. Ecco. Non so, non ho altri consiglieri con domande? Quindi darei la parola al consigliere Cagliari. Perfetto. Leggendo il documento che è stato anche fatto proprio dal mio comune, il comune di Volano, è stato integrato, non vedo il discorso delle infrastrutture di collegamento alla Val d'Astico. Nel senso che, come sapete, Volano-Rovereto è una coda perenne in un senso e nell'altro tutti i giorni. E dall'incontro fatto con Fugatti un mese fa ha detto che non ci sono assolutamente fondi per fare una variante che bypassi il comune di Volano, che viene attraversato in mezzo. Seconda cosa, l'impatto che avrebbe sulla A22. Io giro molto per lavoro, ma da quello che sento, tanti camionisti vanno da Udine, dal Tarvisio, perché sono più comodi, però se avessero la possibilità di entrare sulla Brennero passeremo dai 22-26 milioni di tir all'anno, ci sarebbe un grosso incremento con la Val d'Astico. Anche questo secondo me era uno degli aspetti da inserire nella valutazione dell'opera, perché l'A22 è ferma un giorno a settimana ultimamente per incidenti e per altro. Per cui aggiungere un'altra arteria che va ad intasare la 22, o raddoppiamo l'autostrada o non ha molto senso. Per cui oltre a tutti gli aspetti di tipo ambientale, anche tutta la parte di infrastrutture collegate, perché secondo me prima andava analizzata la soluzione dei problemi delle strade della Val Lagarina, che sono anni che se ne parla,
più di 20 e fino adesso non è stato trovato una soluzione, un bypass che potesse passare Rovereto, per cui libererebbe Volano e anche i comuni a sud. Per cui questo io ho chiesto al mio comune di far inserire, perché secondo me prima vediamo di sistemare le nostre infrastrutture che andare a spendere 2 miliardi da quello che ho letto per un'opera che ai veneti fa comodo, a noi non so quanto. Era solo per puntualizzare la parte infrastrutturale dell'opera, che a parte tutto il resto che io condivido, ho letto e condivido pienamente, è stato un lavoro veramente certosino, fatto bene, molto puntuale. Avrei aggiunto anche la parte della saturazione delle attuali strade della Vallagarina. Abbiamo 3 strade in una valle larga neanche 800 metri, per cui aggiungere un intasamento ancora maggiore, andiamo verso il collasso. Grazie. Grazie. Sì, sul tema del progetto, adesso si citavano i 2 miliardi, insomma, l'ho letto anch'io sulla stampa. Noi non abbiamo purtroppo un progetto non so se purtroppo per fortuna, questo poi va un po' di discusso, però un progetto definitivo sul quale possiamo basare le valutazioni, nel senso che anche i 2 miliardi l'abbiamo letto sulla stampa, ma ci risulta un po' difficile da capire. E poi può essere, insomma, però ecco, nella variazione del TUP, quello che mi sembra manchi sono alcuni elementi che diceva il consigliere, ma poi mi viene da dire addirittura un ragionamento a monte, nel senso che mancano, si parlava dei dati di traffico della 22, ma mancano i dati di traffico di qualunque tipo in quel documento, ma mancano i dati di traffico attuali, ma anche quelli futuri, nel senso che un'opera che ha una previsione di realizzazione, mi pare di 12 anni, secondo le aspettative più rosee, però credo sia almeno, insomma, poi magari saremo negativi, però almeno sui 20 anni, che non prenda in considerazione i dati di traffico possibili all'interno anche di un piano complessivo, come diceva giustamente il consigliere Cagliari, che va a modificarsi, perché gli interventi che abbiamo fatto sulla Valsugana e che faremo sulla Valsugana non sono indifferenti rispetto al piano di traffico da qui a 20 anni, come tutti gli investimenti che abbiamo fatto e che faremo sullo spostamento delle merci dalla gomma alla rotaia. Quindi tutte queste considerazioni purtroppo mancano nel documento che abbiamo. Mancano anche, appunto, purtroppo, mi viene da dire, gli obiettivi specifici ambientali rispetto alla Vallagarina. Perché noi, come obiettivi specifici ambientali, in quel documento ne troviamo 2 relativi alla Valsugana. E questa cosa mi sembra particolarmente grave, perché stiamo facendo una variante al PUP per introdurre la possibilità di uscita in Vallagarina. Quindi ci dovranno essere degli obiettivi specifici ambientali che riguardano questo territorio. E al di là poi di questo, mi sembra che alcune soluzioni adottate e proposte, alcune non soluzioni presentate all'interno del documento non tengano conto che la stessa proposta progettuale richiesta dalla giunta provinciale alla Serenissima abbia prodotto uno studio e un progetto che evidenzia una serie di criticità che vanno al di là, mi viene quasi da dire, delle osservazioni che ha fatto il Comune di Rovereto, evidenziando l'infattibilità o la difficoltà di fattibilità di una progettazione di questo tipo. Nel documento non troviamo una riga su come, torno a dire, gli obiettivi specifici ambientali di preservazione dello spino, io non li ho trovati, nonostante che a parole sia, mi pare di aver capito, il Presidente Fugatti in conferenza dei sindaci, sia gli esponenti di partiti di maggioranza a livello comunale di Rovereto ci hanno garantito che, siccome bevono anche loro l'acqua dello spino, no, quella non la toccheranno. Però ecco, visto che siamo a fare una... visto che in politica anche la forma è sostanza, ecco, insomma, nel documento che stiamo discutendo queste cose non ci sono. Invece sulla domanda più tecnica, magari su alcuni aspetti del consigliere Cagliari, non so se l'architetto Piccioni aveva alcune cose.
Sì, allora, nello specifico io penso che i riferimenti alle interrelazioni con tutto il sistema, diciamo la rete viabilistica della Valle Agarina, sono richiamati in più punti, magari non nella maniera specifica relativa appunto a quello che può essere maggior incremento rispetto ai dati e alla situazione attuale dell'autostrada del Brennero, ma però è evidenziato in più punti la mancanza di qualsiasi dato, di qualsiasi proiezione in termini trasportistici, di qualsiasi simulazione per capire quali possono essere appunto i carichi di traffico che vengono appunto riversati sulla Valle Agarina. E quindi mancando questi dati probabilmente forse corretto in questo momento fare un'evidenziazione di natura generale, perché ripeto, come ha evidenziato prima l'ingegner Campostrini, nel PUP attualmente c'è come riferimento alla previsione di cui stiamo appunto discutendo, ci sono due o tre passaggi all'interno della relazione che dicono semplicemente di valutare anche l'ipotesi di un'uscita a Rovereto Sud. E questo è riportato con la stessa dicitura in più passaggi. E sotto il profilo cartografico il PUC si limita ad individuare un'area che parte da Trento e arriva fino a quasi ad Ala e poi coinvolge tutta l'area veneta con un puntino dicendo che quest'area necessita di ulteriore di un potenziamento di quelle che sono le relazioni in merito alla mobilità tra i diversi territori. Quindi abbiamo veramente pochissimi elementi e questo non è stato, anche per il Comune di Rovereto, non è stato per questo facile elaborare, produrre un documento tecnico che potesse andare a smentire o a modificare o correggere o integrare dei dati tecnici, e quindi la valutazione è stata fatta anche proprio in termini generali, e forse questo chiaramente manca di una declinazione puntuale rispetto alle infrastrutture attuali, ma quello sarà fatto in fase successiva, tanto più che lo stesso PUP che rimanda a un futuro progetto dell'infrastruttura baldastico all'interno di una procedura di valutazione di impatto ambientale, quindi demanda tutto a una fase successiva. Ma quello che è stato l'intenzione della comunità, ma del Comune di Rovereto penso che sia condivisa, sia proprio quello di fermare prima questa ipotesi, proprio perché dopo potrebbe essere, tra virgolette, troppo tardi, nel senso che ci sono degli aspetti che non possono essere declinati in una fase successiva, è meglio affrontarli in una fase preliminare che, ripeto, sono aspetti anche di natura procedimentale, formale, non solo cioè sostanziale, non solo tecnica, e questi sono declinati nei quattro ambiti insomma che sono stati riportati nel documento di Rovereto. Comunale la possibilità di. Okay. Allora, un'altra precisazione? Io ho ascoltato attentamente l'intervento del consigliere Cagliari. Diciamo subito che l'istruttoria condotta in qualche modo dall'amministrazione comunale di Rovereto è un'istruttoria, per carità, precisa, approfondita, ma comunque sempre parziale, oggettivamente, anche perché la fotografia che il Consiglio Comunale di Rovereto ha fatto è una fotografia sicuramente di metodo, ma che contiene anche elementi diremo così specifici legati alla territorialità di Rovereto. E giustamente quando il dottor Angeli prima parlava di specificità delle osservazioni, si diceva anche che le stesse dovranno in qualche modo abbracciare con puntualità le singole condizioni di dettaglio. Quindi io
auspico che ogni amministrazione riesca a formulare delle osservazioni anche per certi aspetti diversificate rispetto a quelle già in qualche modo prodotte, perché questo dà un valore chiaramente aggiunto reale e non già di mera ripetizione. Sicuramente l'istruttoria è stata condotta nei limiti, come dire, del tempo e delle conoscenze in termini scrupolosi. Certo è che molti profili possono essere non solo approfonditi, ma addirittura ci sono anche componenti di novità, ad esempio le componenti infrastrutturali sono state esaminate dal Consiglio Comunale per quanto attiene le relazioni tra PUP e convenzioni, ad esempio Conferenza delle Alpi. Non abbiamo, voglio dire, valutato componenti di dettaglio rispetto alla viabilità esistente, quindi mi pare che lo stimolo di Cagliari sia francamente pertinente, utile e dia soprattutto un valore aggiunto. Diciamo poi che l'aspetto delle valutazioni dei dati è un aspetto che richiederà non pochi approfondimenti, in quanto ad oggi il documento preliminare presentato dalla giunta provinciale cita solo alcuni riferimenti in materia di traffico, concentrando l'attenzione sulla tratta Pergine-Levico, mi pare. Si potrebbe evidentemente arricchire non poco questo scenario, quantomeno conoscitivo, magari questo lo si farà sicuramente nelle fasi successive, qualora queste siano ritenute utili. Ecco, grazie. Mi risulta iscritto a parlare il consigliere Platzer. Sì, buonasera a tutti, grazie all'ingegnere Capostrini e all'architetto Piccioni per il documento e l'esaustiva presentazione dello stesso. Da parte mia, anch'io insomma, sottoscrivo insomma, che è un documento completo, evidentemente fatto da Rovereto, come insomma, è giusto che sia, e la mia proposta è quella al presidente Angeli di utilizzare anche questa forma di assemblea, in qualsiasi forma assumerà nel prossimo periodo, per seguire parallelamente questo periodo di deposito di osservazioni, calibrando questo documento a livello di Vallagarina ed inserendo magari quelli che sono supportati naturalmente dal punto di vista tecnico, inserendo anche gli elementi che appunto sono stati trattati in maniera marginale, ma che meritano di essere approfonditi sicuramente. Per esempio, si parla spesso dell'aspetto ambientale vero e proprio, ma sappiamo benissimo che il nostro è un ambiente dove le persone ci abitano, e quindi andare a passare con un'autostrada a Terragnolo ha un impatto sulla gente che ci vive prima che sulla sorgente dell'Eno e sulla sorgente dello Spino, quindi sono impatti sicuramente da tener conto a livello di Vallagarina, come in termini di paesaggio e di disegno urbano e territoriale che c'è. Sul metodo non posso che sottoscrivere quanto ha evidenziato insomma questa relazione, perché penso, immagino che se il comune di Rovereto propone una variante al proprio piano regolatore dicendo che sul territorio farà una infrastruttura, poniamo un deposito di rifiuti chimici, ma non definisce dove lo fa, o un aeroporto, è evidente che insomma cambia se lo fa demolendo il castello di Rovereto, se lo fa in un'area da bonificare, o se lo fa che non c'è neanche il traffico per poi far arrivare neanche un aereo. E quindi sul metodo
tutte le considerazioni fatte da chi ha parlato prima di me sono sicuramente condivisibili, e anche, anche per il fatto, segnalo come appunto sempre in ambito ambientale, la stessa giunta provinciale una settimana prima deliberava di ridurre entro il 2030 del 50% le emissioni climalteranti, riducendo il traffico su gomma, e quindi progettare la settimana dopo avviare una variante per un'autostrada, se è un'autostrada, perché magari questo corridoio est è fatto di asfaltiamo tutte le strade che ci sono, allarghiamole e risolviamo il bypass di Volano, allora può essere un'altra cosa su cui discutere, ma nei termini in cui ci è stato presentato dal programma di governo in poi, penso che sia necessario che come territori e rappresentanti dei rispettivi comuni proseguiamo passo passo, man mano che l'iter va avanti, anche nel rafforzare questo documento. E questa è la mia proposta, l'ho fatta nel Consiglio Comunale nostro, proponendo di creare un gruppo di lavoro tecnico-politico per fare le osservazioni, la faccio anche sul tavolo della comunità, visto che insomma il tema, come detto, coinvolge tutti i comuni del sud-est del Trentino. Grazie, grazie al consigliere Platzer. E ho iscritto a parlare Rosi. Sì, grazie. Grazie al consigliere Platzer perché ha riportato l'argomento sulla questione politica. Questo è un organo di carattere tecnico, però gli esponenti sono tutti politici, insomma, siamo qui per esprimere una visione dopo esserci avvalsi della consulenza tecnica così valente, insomma, da parte dell'ingegner Campostrini e dell'architetto Piccioni. E come rappresentante politico di un comune che da anni si batte contro la realizzazione della Val d'Astico Nord in territorio trentino, desidero veramente ringraziare il comune di Rovereto e la comunità di Valle, perché è la prima volta da 10 anni che non ci sentiamo da soli o in pochi a occuparci di questo tema. Ed è la prima volta che sappiamo esprimere come territorio lagarino una visione condivisa e delle argomentazioni forti e un fronte compatto, diciamo, di valutazione. Senza la competenza e le risorse di Comune di Rovereto e di Comunità della Val Lagarina, i piccoli comuni come quello di Besenello poco avrebbero potuto dal punto di vista tecnico. Come sapete, la nostra battaglia si è svolta più dal punto di vista legale e per fortuna è andata come è andata. Quello che volevo segnalare a tutti i colleghi presenti oggi è che, come è stato detto bene dall'ingegner Campostrini prima, nessun territorio è esente da preoccupazione qui, perché appunto la soluzione viabilistica verrà trovata in un secondo momento. E però non vorrei che passasse l'illusione che in un momento di progettazione preliminare saranno approfonditi meglio aspetti ambientali o di carattere trasportistico o quant'altro, perché noi l'abbiamo visto ed analizzato nel 2012 un preliminare e c'erano soltanto proiezioni e una marea di materiale, ma molto fumoso, e i dati significativi erano pochi e confusi, tanto che la valutazione di impatto ambientale di quell'opera a livello nazionale nel 2013 aveva approvato il progetto o dichiarato compatibile dal punto di vista ambientale, ma con una marea di prescrizioni, 54, e prevedeva appunto un monitoraggio continuo degli aspetti non risolvibili dal punto di vista della problematicità idrogeologica e di rumore, di qualità dell'aria, eccetera. Perciò non vedremo dati esaustivi neanche nel preliminare, se si arriverà ad un preliminare, perciò è meglio stare accorti fin da subito.
Dal punto di vista poi della questione politica in sé, io sposterei l'attenzione e terrei l'attenzione alta sugli argomenti di cui parlava prima Plasser, e cioè che Trentino vogliamo tra 20 anni, cosa significa sostenibilità e come riusciremo a garantire, a fronte dei cambiamenti climatici già in atto, una possibilità di vita e di salute per le nostre popolazioni. Proprio nel VIA, nella valutazione di impatto ambientale che citavo prima, si diceva che le conseguenze della realizzazione di Valdastico con sbocco a Besenello sarebbero state non rilevanti dal punto di vista delle popolazioni, perché questa è una zona scarsamente abitata. Quindi potete immaginare quanto abitata sia invece la Vallarsa, insomma, agli occhi di chi fa questo tipo di ragionamento. Grazie. Grazie. Allora, ci tengo a riprendere un paio di cose. Questo stimolo per cui la comunità possa provare a svolgere anche il suo ruolo politico, io la condivido pienamente e allo stesso tempo penso che non sia semplice, proprio perché siamo purtroppo in quel momento di riforma che anche la stessa assemblea che presiedo si trova ad avere alcune competenze, a potersi esprimere su alcune cose e tecnicamente non aver competenza su altre. Credo però che sia, come dicevo in prefazione, importante provare a viverlo comunque questo ruolo, quindi mi sento di impegnarmi a far sì che all'interno dell'assemblea si possa lavorare in questo senso, e avevo già in mente una proposta nelle comunicazioni che poi vi farò. Ecco, credo che l'unione un po' sia del lavoro fatto in conferenza dei sindaci, perché non è da dimenticare che quel lavoro, che ha riguardato solo ovviamente le maggioranze in questo caso, perché è una conferenza dei sindaci, però anche lì è stato fatto un tentativo di cucitura importante, secondo me. E anche questo risponde un po' alla parte, una delle domande iniziali, del se era finita qui la parte, insomma, di elaborazione, ma direi che tutto il tempo che ci viene dato da questi 90 giorni dal 24 febbraio, che io a dire la verità sapevo che c'erano delle differenze, ma non immaginavo così lunghe, insomma, comunque queste giornate, c'è la mia disponibilità ad impegnarmi sul supporto il più possibile all'elaborazione sia tecnica tramite gli uffici, insomma, per quello che possiamo, sia poi politica in senso alto, e successivamente valuteremo cosa si può fare e cosa si può riuscire a fare. Condivido altrettanto il fatto che, l'ho detto anche nel mio intervento in Consiglio Comunale, ragionare di aspetti tecnici e portare in evidenza alcune mancanze di questo documento preliminare non deve però trarci in inganno da una domanda di fondo che dobbiamo continuare a porci, ovvero non è come facciamo a farla sostenibile, ma la domanda è se dobbiamo farla, e in base alla risposta che richiama anche il Trentino che vogliamo, di cui parlava la consigliera Rosi, ecco, su questa risposta bisogna un po' interrogarsi, perché poi se il rischio è che se noi ci mettiamo a ragionare di soluzioni progettuali diamo per scontato che l'opera sia necessaria. Ecco, su questo mi sembra che dobbiamo continuare a ricordarcelo. Ci aiuta a ricordarlo anche perché sia il Comune di Rovereto sia la Comunità di Valle, al punto 4 della delibera e del decreto, chiede la revoca o l'annullamento della procedura della variante. Quindi, come dire, ecco, non sono escluse anche altre forme di attivazione dei territori sulla base delle valutazioni legittime, poi anche differenziate, abbiamo detto, aggiuntive, ma anche, mi viene da dire, differenziate in altro modo, ecco. E quindi queste sono nero su bianco sui documenti trasmessi. E ecco, sul tema Valdastico, io penso che la battaglia che ha fatto il Comune di Besenello, insomma, vada sempre ricordata parallelamente ai discorsi di altri territori, perché quella battaglia ha riguardato Besenello, forse intravedevo nelle parole della consigliera Rosi anche un po' in solitudine in alcuni momenti,
però è stata una battaglia che non è a favore del comune di Besenello, ma è, ritengo, a favore della Val Lagarina, proprio perché quello che ci diciamo è che non è che questa, almeno qui torno a dirlo anche in maniera personale, ma non è che questa soluzione viabilistica, se così si può definire, funziona o non funziona in base a che l'uscita sia nel mio comune 20 km sopra o 20 km sotto, ma la discussione, torno a dire, è sul senso profondo, sull'impatto profondo e sull'obiettivo di fondo, perché anche qui, insomma, se si scava un po' nella documentazione che accompagna la Valdastico, che giustamente prima fuori onda ci ricordavamo che forse sarebbe anche giusto richiamare Pirubì, perché viene da quel periodo lì, e ecco, se ci scaviamo lì dentro troviamo tante motivazioni tra le righe del perché fare quest'opera. Io lo dico spesso perché sennò sembra essere un po' ipocrita, ma il tema delle rinnovate delle concessioni autostradali, forse sul tema Pirubì e Valdastico, ha qualche incidenza. Ecco, se invece cerchiamo, torno a dire, anche scavando nei documenti un po' più storici, il motivo reale, si trova poco, stavo cercando la citazione ma non mi scappa, e comunque è relativamente al potenziare l'agricoltura in Val Lagarina, mi pare una delle ultime motivazioni per fare la Valdastico, insomma, ecco, mi sembra che sia un po' poco. Comunque, ecco, ben volentieri questo supporto alle amministrazioni c'è, e penso che sicuramente da quanto riguarda la comunità e anche per il lavoro che è stato fatto, e penso anche per il futuro, certo, e per il comune di Overetto. Io qui non ho altri iscritti a parlare, penso che comunque ringraziando questi altri 90 giorni che i problemi tecnologici ci hanno regalato, potrebbe anche non essere l'ultima volta che ci prendiamo del tempo per discutere di questo argomento. Anzi, insomma, ecco, qui invito anche i comuni che hanno un po' di tempo e che genereranno le osservazioni, se hanno intenzione, di coinvolgermi per verificare, valutare se possiamo fare anche una seconda seduta, magari partendo dal materiale che produrranno questi ultimi. Bene, stiamo verificando, se non c'è nessun altro. Io ringrazio l'ingegner Campostrini. Mancherebbe, sono io che vi ringrazio per l'opportunità e per il dialogo, insomma, sempre molto fruttuoso e produttivo, evidentemente, di memoria, anche di procedura e di contenuti. Grazie a tutti i consiglieri che hanno partecipato. Grazie mille. Grazie, Presidente. La liberiamo. Grazie. Noi invece passiamo al punto 2 e questo è proprio da nostra, come dire, proprio da nostro compito, e si è resa necessaria una modifica al PTC, una modifica abbastanza puntuale che riguarda il comune di Ala, e chiederei all'architetto Piccioni di inquadrare un po' il tema e l'oggetto, insomma, di votazione. Sì, allora occorre premettere che nel 2019 la comunità della Val Lagarina ha adottato e poi è stato conseguentemente approvato dalla giunta provinciale un piano stralcio del piano territoriale di comunità che aveva come oggetto la ridefinizione degli ambiti del PUP per quanto pertiene le aree agricole, le aree produttive e gli ambiti di protezione fluviale. E il piano, successivamente all'approvazione del piano, sono emerse alcune incongruenze evidenziate dal comune di Ala, in quanto per errore materiale nella elaborazione della tematica relativa alle aree agricole di pregio, non si è tenuto conto di alcuni assetti pianificatori che erano già stati definiti dal piano regolatore stesso di Ala, ma anche di alcune incongruenze che erano contenute all'interno del piano urbanistico provinciale stesso, e in particolare alcune sovrapposizioni di retini che, facendo un esempio molto semplice, all'interno della cartografia che riguarda il sistema infrastrutturale,
e quindi riporta le porzioni antropizzate, abitate, le viabilità, eccetera, e si sovrapponevano ad alcune altre invece previsioni del piano urbanistico provinciale che definiva le stesse aree come aree agricole di pregio. Quindi ci trovavamo, per esempio, un edificato, una porzione edificata del territorio che su una tavola del PUP è indicata come area urbanizzata e sull'altra area del PUP come area agricola di pregio. E quindi l'intervento che si rende ora necessario, anche alla luce del fatto che il Comune di Ala ha intrapreso una variante, nonostante abbia approvato l'anno scorso un'ultima variante di adeguamento del piano regolatore alla legge provinciale 15-2015, quindi tutta una revisione normativa, eccetera, ha avviato comunque ancora un'ulteriore variante per recepire alcune istanze territoriali che ritiene prioritarie e opportuno perseguire. E, all'interno, cioè chiaramente per partire con questo progetto è opportuno che ci sia una corrispondenza, quindi una correzione di quelli che sono gli assetti reali del territorio rappresentati nel piano territoriale delle comunità, perché il piano territoriale ha un effetto conformativo rispetto al piano regolatore, quindi ci si trova a un piano di livello di area vasta che dà delle indicazioni che prevalgono su quelle comunali, ma in questo caso, essendo sbagliate, creano uno sfalsamento delle previsioni, quindi è opportuno intervenire. E la procedura è quella prevista dall'articolo 44 della legge 15-2015, che è quella della correzione di errore materiale. Quindi si tratterà in sostanza della elaborazione di una cartografia che va ad evidenziare le sovrapposizioni, le criticità, appunto le incongruenze sotto profilo puramente cartografico, perché non sarà di natura normativa. È una variante la cui approvazione compete all'organo assembleare della comunità, previa comunicazione della provincia. È una procedura molto snella che non è di natura ordinaria e non è neanche di quelle non sostanziali, ma è proprio una specificità che è prevista per la correzione di errori di rappresentazioni grafiche negli elaborati dei diversi piani, che siano piani regolatori o piano territoriale della comunità, la procedura è la stessa. Per cui la comunità si attiverà a breve nella predisposizione cartografica, per questo ci appoggeremo anche a dei collaboratori che ci hanno già assistito in precedenza, e in particolare di disegnatori che riescono appunto a gestire il programma di disegno cartografico, che ha una sua specificità, perché si lavora in termini tecnici con un shapefile, quindi con un formato grafico che non è quello che normalmente utilizziamo noi per la stesura dei piani regolatori, insomma. E quindi, insomma, predisporremo questa documentazione, che poi sarà sottoposta all'approvazione dell'Assemblea. Grazie mille, mi sembra chiaro. Ho già il consigliere Gatti che si è prenotato. Chiedo poi eventualmente, se altri hanno necessità di domande puntuali o altre cose, di intanto segnalarcelo, che così predisponiamo l'ordine degli interventi. Il consigliere Gatti. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Io intanto volevo ringraziare l'architetto Piccioni per la precisa illustrazione di quanto si andrà a fare. Volevo solo ribadire, così come già lo ha fatto lui, la necessità di, fra virgolette, correre ai ripari in fretta, nel senso che è vero che noi abbiamo predisposto da poco la variante generale, entrata in vigore nel giugno 2020 con la collaborazione appunto della comunità di Valle. È altrettanto vero che in questo primo anno abbiamo appunto, come diceva l'architetto Piccioni, rilevato delle piccole incongruità da sistemare, e quindi l'occasione è proprio quella di completare questo strumento urbanistico in maniera tale che finalmente dopo 20 anni e qualcosa di più il Comune di Ala avrebbe uno strumento aggiornato e in toto. Ecco, ci tenevo a precisare questo. Vi ringrazio. Grazie mille.
A me non risultano altre domande. Per cui, se non ci sono domande, procediamo con la procedura di voto, che essendo tutti online non è semplice, cioè è semplice, ma non è così, così veloce, diciamo, ecco così. Procediamo per chiamata nominale, così evitiamo di perdere voti, perdere connessioni in alcuni momenti, quindi ecco, vi chiameremo e vi chiediamo di esporre il voto. Gatti Stefano. Favorevole. Favorevole. Sono 33 persone, quindi sono okay. Questi. Okay. Zendri Gianfranco. Prova così. Favorevole. Favorevole. Giovanazzi Manuel. Vuoi ripetere, consigliere? Favorevole. Grazie. Favorevole. Pilati Marco. È favorevole? Sì, favorevole. Rosi Roberta. Favorevole. Favorevole. Battisti Nadia. Favorevole. Favorevole. Astolfi Alessandra. Favorevole. Favorevole. Raffaelli Massimo. Favorevole. Favorevole. Tonetta Massimo. Favorevole. Parisi Erminia. Favorevole. Favorevole. Riolfatti Alessandro. Favorevole. Favorevole. Zaffoni Mattia. Favorevole. Adami Fabrizio. Sì, favorevole. Adami Fabrizio. Favorevole. Favorevole. Caglierotti Davide. Favorevole. Favorevole. Martinelli Mattia. Favorevole. Favorevole. Egon Angeli. Favorevole. Favorevoli. Mullici Fation. Favorevole. Favorevole. Salvetti Andrea. Favorevole. Favorevole. Bisoffi Lisa. Favorevole. Favorevole. Broz Massimo. Favorevole. Favorevole. Platzer Massimo. Favorevole. Favorevole. Bortolotti Walter. Favorevole. Favorevole. Fumanelli Marco. Favorevole. Favorevole. Cagliari Franco. Favorevole. Favorevole. Pros Luigi. Mi ha appena telefonato, mi ha chiesto se posso dire che è favorevole. Non so se ah no, è arrivato. Adesso ho sentito, favorevole. Questo ritardo, ma ce la facciamo. Ok, allora unita, dobbiamo dare anche la immediata esecutività. Ok, approvato all'unanimità. Abbiamo anche necessità di fare la immediata esecutibilità. Quindi vi richiamiamo al voto, portate pazienza. Siete abituati in consiglio comunale, quindi. Gatti Stefano. Favorevole. Favorevole. Zendri Gianfranco. Favorevole. Favorevole. Giovanazzi Manuel. Favorevole. Sì, favorevole. Grazie. Pilati Marco. Favorevole. Favorevole. Rosi Roberta. Favorevole. Favorevole. Battisti Nadia. Favorevole. Favorevole. Astolfi Alessandra. Favorevole. Favorevole. Raffaelli Massimo. Favorevole. Favorevole.
Tonetta Massimo. Favorevole. Favorevole. Parisi Erminia. Favorevole. Favorevole. Riolfatti Alessandro. Favorevole. Zaffoni Mattia. Favorevole. Favorevole. Adami Fabrizio. Favorevole. Caglierotti Davide. Favorevole. 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 Martinelli Mattia. Favorevole. Favorevole. Egon Angeli. Favorevole. Favorevole. Mullici Fation. Non c'è. Vado avanti, all'inizio chiamiamo dopo. Salvetti Andrea. Favorevole. Favorevole. Bisoffi Lisa. Favorevole. Favorevole. Broz Massimo. Favorevole. Platzer Massimo. Favorevole. Favorevole. Bortolotti Walter. Favorevole. Favorevole. Fumanelli Marco. Favorevole. Favorevole. Cagliari Franco. Favorevole. Favorevole. Prof. Luigi. Sappiamo che qui abbiamo una. Favorevole. Favorevole. Io riprovo a chiamare Mullici Fation se c'è ancora. Per l'immediata esecutività. Favorevole. Perfetto, grazie. Allora, anche questo all'unanimità. Benissimo. E adesso vi lascio andare a cena. Prima vi rubo solo un momento per una comunicazione che sta in realtà, e mi fa piacere, in continuità con quello che ci siamo detti. Perché avevo proprio fatto un ragionamento che partiva dall'orizzonte temporale più ampio, che ci viene adesso consentito dalla norma, e quindi la possibilità di organizzare anche i lavori in maniera un po' più stabile e un po' più appunto organizzata rispetto a quanto abbiamo potuto fare, abbiamo fatto, forse potevamo anche prima, però ecco, rispetto ai tempi che avevamo precedentemente. Quindi vorrei cominciare a condividere un calendario dei lavori, che andiamo magari poi a costruire anche insieme, ma che ci permetta di pianificare alcune assemblee nel corso dell'anno con dei temi sui quali non saranno esaustivi, ma si andranno ad aggiungere anche argomenti che nasceranno poi nel quotidiano. Mi sembrava importante sfruttare di nuovo l'apporto dei nostri tecnici e andare a analizzare alcuni degli strumenti pianificatori che abbiamo prodotto negli anni, alcuni li citava anche l'architetto Piccioni nel suo intervento, e ragionando appunto come questi, aggiornati anche sia alla situazione attuale, sia alle considerazioni e alle evidenze che la situazione pandemica ha portato, però ecco, credo che questi possano essere un ottimo supporto per le scelte pianificatorie che possiamo andare a mettere in campo nei territori, possiamo andare a proporre ciascuno poi nel proprio territorio, all'interno però di una visione di insieme che questi strumenti ci permettono. Quindi partirei già nel mese di novembre con un'assemblea nella quale poi analizzare il piano della mobilità sostenibile. Lo trovate già sul sito della comunità, è un lavoro grosso, importante e che io un po' da profano, in alcune parti appunto ho fatto un po' fatica, ho avuto bisogno di un po' di aiuto nell'approfondimento e quindi ho pensato che se questo strumento ci viene in parte illustrato dai nostri tecnici ci permetta di avere la capacità di appunto analizzarlo e metterlo a frutto sui nostri territori.
Questo mi sembrava il tema un po' più interessante, anche proprio perché lo strumento ce lo permette. Nel frattempo mi ero segnato di chiedere se anche gli altri consiglieri avevano delle proposte di approfondimento per organizzare appunto delle successive assemblee. Questo si unisce un po' al discorso che in coda facevamo prima con un po' il consigliere Plazzer e la consigliera Rosi. E quindi io, se non ci sono obiezioni, vi informerei che insomma un po' questa è l'idea che vorrei tenere per lo sviluppo del lavoro dell'Assemblea. Quindi un lavoro molto specifico e puntuale sulle variazioni al PTC che emergessero, però anche delle assemblee più di, se vogliamo, approfondimento rispetto agli strumenti pianificatori su cui poi le modificazioni o comunque il PTC insistono. Io qui, ecco, ovviamente non c'è da votare, però se c'è qualcuno che non è d'accordo o ritiene che sia meglio procedere in maniera differente, lo chiedo di esprimersi, e se no lo diamo per assodato. Ok, nessuno si presenta. Guardo la porta perché abbiamo il collegamento con il mondo esterno di là che ci... Ok, non c'è nessuno. Quindi io, niente, ringrazio il segretario. Io vi ringrazio della presenza. Ringrazio l'architetto Piccioni, che non vedo più, ma perché noi vediamo 5-6 persone alla volta, quindi ecco, lo ringrazio. E ringrazio tutti voi per la presenza e per gli interventi che hanno aiutato a inquadrare il tema e ci hanno aiutato a, appunto, a porre anche altre osservazioni e altri stimoli che appunto in parte verranno recepiti da noi e in parte spero produrranno lavoro e approfondimenti anche sulle varie municipalità. Quindi vi ringrazio e vi auguro buona serata. Grazie. Buonasera. Buona serata. Buonasera. Buona serata. Grazie.